Salve a tutti, fratelli e sorelle, Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e... Ave Maria! Ah, rieccoci ai Massimiliani, stiamo a domani, no? Come al solito. Eccoci, sì, Luca. Un abbraccio e un ben ritrovato. Oh, e ridi poco, mi raccomando, ridiamo poco, perché sennò tante volte... Siete male. Sì. Allora, i fratelli e sorelle, un abbraccio e Ave Maria. Ave Maria a tutti, Dio ci benedica a tutti quanti voi che state in ascolto di questi due poveri stolti, no? Come diciamo sempre, Massimiliano. Quindi vero. Mettiamoci così, gli ultimi degli ultimi, come si suol dire. Bene, sì, oggi verbi di terra, di mare, fate un po' voi. Ecco, prima di iniziare questa live testimonianza, facciamo un Pater, un Ave e un Gloria. E ringraziando il Signore nostro Gesù Cristo, no? E la Vergine Maria, e gli angeli, chiaramente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio. Vai. No, è uguale, vai. Angelo di Dio. Che sei il mio custode. Illumina, custodisci. Reggi, governa me. Che ti fui affidato. Dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore. E splenda te. La luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Sacro cuore di Gesù. Confido e spero in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato e Ave Maria. Ricordiamo sempre che prima di fare una trasmissione, se Dio vuole, facciamo una preghiera, no Massimiliano? Quindi ringraziando sempre. Tutto nella preghiera. Tutto nella preghiera. Quindi quando scherziamo lo mettiamo nello scherzo, quando diciamo le cose serie lo mettiamo soprattutto nella preghiera, no Massimiliano? Certo. E andiamo avanti con la gioia del Signore. Certo, anche perché la cosa bella è la gioia e la pace nel cuore, no? La gloria te la dà la grazia. Appunto. Questa non è una... San Filippo Neri, vai. No, ma ti ricordi quante battute faceva San Filippo Neri? Ma ti ricordi quando raccontavi tu pure quella del preferisco il paradiso, no? Preferisco il paradiso, sì. Appunto. Questa non è una live tribolando, ma è una live chiaramente... Testimoniata, live tribolando, faremo trasmissione a parte, chiaramente, questo con Massimiliano, questo è chiaro, faremo proprio una cosa a parte. Allora, ieri si intende praticamente primo venerdì del mese, no? Quindi come primo venerdì del mese c'è stata una grazia, no? La benedizione di questo mezzo che tu stai guidando in questo momento, no? In questo istante che tu ci parli. Sì. Ecco, è una grazia, cari fratelli e sorelle, no? Noi facciamo una battuta, se mi permettete la faccio, una battuta, ci stanno dal canale YouTube, no, per fare una battuta, dove metti un filmato e arriva la pubblicità, compresi anche quelli cattolici. Beh, fratelli e sorelle, Massimiliano già vi ha parlato in una live tribolando, no? Di questa grazia del mezzo, no? Per fare una battuta, ringraziando Dio, una grazia veramente che il Signore ci ha donato, no? Esatto. Ecco, magari uno può spiegare anche questa cosa, perché è veramente una grazia. Prima di andare
ad analizzare il furgoncino, no, Massimiliano? Sì, esatto. Intanto ringraziando a Don Lillo che, insomma, con la benedizione ha benedetto non soltanto il mezzo e tutte le persone, tutti i fratelli e sorelle che entreranno nel mezzo, e poi ecco che ha utilizzato evangelizzatore itinerante. Ecco, quello vuol dire che cosa? Vuol dire che tutti gli occhi che guarderanno queste immagini sante e benedette sia strumento di conversione, sia strumento di esame di coscienza, ecco, non Luca. Certo, la prendiamo allo Spirito Santo. Ovviamente ci hanno fatto le domande, hanno detto ma il mezzo di chi è, di chi non è. Noi sappiamo che da quando ci siamo consacrati al cuore Immacolato di Maria, noi abbiamo consegnato tutto, anche sto mezzo, certo, è intestato a lei, alla Santissima Trinità, no Luca, con i canali, con i Esatto, e per questo facevamo una battuta sulla pubblicità prima e su questa. Questa più pubblicità di questa, Gesù e Maria, penso che altro che mette, diciamo, gli sponsor nei video, perché sapete, ecco, ci stanno video chiaramente di canali pagani che mettono chiaramente la pubblicità. In questo caso la pubblicità la portiamo di Gesù e Maria da tutte le parti, no Massimiliano? Fa una battuta, perché è così la verità poi, questo è così. E quindi si lavora per le anime, no? Alla gloria di Dio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi ringraziando veramente Gesù e Maria. In questo video, praticamente, che stiamo facendo, in questa chiacchierata, no? Ringraziando il Signore Gesù, questa meditazione, andremo a vedere che cosa è stato scritto su questo mezzo, no Massimiliano? Esatto, perché ieri, Luca, infatti scusatemi anche voi e tutti i fratelli e sorelle, perché ieri ero abbastanza emozionato, sono molto emozionato, perché insomma c'era anche la presenza di Don Lillo, del sacerdote. Allora abbiamo fatto un giro veloce, no? Per far vedere così. In realtà ora adesso abbiamo un po' più di calma, cercheremo di farvi rappresentare quello che comunque le immagini e le scritte che abbiamo inserito con la cooperazione, ecco, facciamo lavoro di squadra, la cooperazione di Dorotea, Esther, Luca e Daniela e con tutti i fratelli e sorelle di Apostoli di Maria, no Luca? Esatto. Lo diciamo? Sì, sì, assolutamente, ma è giusto. Tranquillamente. Che problema. Esatto. Bene. Dove vogliamo partire, Luca? Dici tu. Intanto partiamo sul mezzo, perché tu già stai partendo. Allora andiamo a vedere, diciamo, il davanti, proprio dove tu stai guidando. Ci sono delle immagini chiaramente e delle scritte proprio davanti. Okay. la parte anteriore, diciamo, no? Allora, nella parte anteriore del mezzo noi troveremo, nella parte alta troveremo il crocifisso di nostro Signore Gesù Cristo, Gesù crocifisso, con la scritta ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Subito accanto al crocifisso c'è il Santissimo Sacramento con due angeli prostrati in adorazione e sopra c'è la scritta ti ha lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Bene, detto questo, poi davanti invece sul cofano dell'auto, del Ducato, del Cammino, ci sono praticamente San Michele Arcangelo e l'Angelo Custode. Con la scritta, Luca, tu la leggi pure, la puoi dire anche tu. Chiaramente in latino. Portae imperi non prevalentum. Matteo 16, versetto 18, capitolo 16, versetto 18. Quindi le porte degli inferi non prevarranno, questo significa in latino. Non prevarranno. Ecco, questa è la parte anteriore, chiaramente. No, frontale, sì, la parte frontale dove tu stai guidando, chiaramente, ecco. Sì, sì. Adesso ci rivolgiamo invece alla parte posteriore, dietro dove sta praticamente, diciamo, lo sportellone, no? Non gli sportelloni laterali, naturalmente, ma lo sportellone... Quello posteriore, esattamente. Esattamente. Dalla parte posteriore... Io intanto ti dico, ti leggo, no? Chiaramente che cosa c'è scritto. Non è che sto dietro a Massimiliano, con la macchina, perché è possibile. però tu sei gli occhi di chi ascolta, no? Esatto. Ascolta, a parte che poi scorreranno anche le immagini. Sì, sicuramente ci sono. Ecco, nel video noi mettiamo anche le immagini per farvelo vedere, così almeno lo vedrete a ciclo continuo, come si può dire, per fare una battuta. A parte le battute.
Ecco, dietro c'è scritto, prima di tutto ci sono due immagini in alto, c'è quello del Sacro Cuore di Gesù e quello della Beata Vergine Maria col Cuore Immacolato di Maria. Dalla parte del Sacro Cuore di Gesù c'è scritto «Regna Cuore Divino e vieni a regnare nei nostri cuori». Dalla parte della Beata Vergine Maria invece c'è scritto «Dio vuole che si faccia la consacrazione al mio Cuore Immacolato». Nella parte più inferiore invece c'è la Beata Vergine Maria della Rivelazione, nella parte inferiore. Esatto, dove ci sono i contatti praticamente. Ci sono tutti i contatti praticamente, c'è il simbolo di Cooperatoris Veritatis del canale YouTube chiaramente, ma anche diciamo del sito internet, no? Di Cooperatore Veritatis. Esatto. Apostoli di Maria, gruppi WhatsApp, cenacoli di preghiera con il numero che è 366-2674-288 per chi vuole partecipare e pregare. Adesso si può leggere chiaramente. E c'è scritto Pater Fiat Voluntas Tua. E i vari indicazioni del sito Pietro Paolo Trinità, su Facebook c'è Pietro Paolo Trinità, su WhatsApp e la email che è pietropitrinita@gmail.com. E questa è la parte posteriore. Sì, diciamo pure perché questi contatti, perché mediante questi contatti chi guarderà e avrà la voglia, sentirà nel cuore la voglia di contattarci attraverso sia l'email, ma sia anche il numero, noi abbiamo nei siti scaricabili tutti i PDF, tutte le preghiere, le novene della Santa Chiesa Cattolica, no Luca? E poi soprattutto i cenacoli di preghiera continua, incessante e perpetua di tutti i fratelli e sorelle Apostoli Maria che fanno parte di tutte le diocesi d'Italia. Esatto, esatto. E questa è la parte posteriore. Poi abbiamo la parte laterale destra. Esatto. Ecco, dove addirittura mi sa che possono entrare anche forse anche disabili, è vero? Può essere, ci dovrebbe essere qualcosa per fargli una pedana. Ci no, essere. C'è proprio il gradino per aiutare a salire magari le persone anziane. Ah, le persone anziane, ecco qua. Quindi ecco, sì. Dalla parte destra, come dicevamo, sì. Ci sono varie immagini e varie scritte. Inutile che vi diciamo adesso i contatti, perché abbiamo detto adesso dei cenacoli di preghiera, sta proprio sullo sportello destro, diciamo, no, di entrata, per salire di davanti, dove sta, diciamo, il guidatore, no? Dove sta l'autista, praticamente. Ci sì, sta accanto l'autista. Ecco, inutile che le ripetiamo, me l'abbiamo detto adesso, quindi Massimiliano, è chiaro, ce l'abbiamo detto. Quindi è una ripetizione, ma per farvi vedere chiaramente anche le persone. Ci sono varie immagini. Partiamo dalla parte più alta. C'è l'immagine che si trova al Sacro Cuore di Gesù, al Sacro Cuore di Gesù della stazione Termini a Roma, che è quello di San Giuseppe, la Vergine Maria, Gesù con l'angelo, gli angeli e San Pietro, no? Esatto, Luca. Poi ci sono i tre sacri cuori. Abbiamo visto insieme, insieme lì allo Sacro Cuore. Esattamente, poi ci sono i tre sacri cuori, quello di Gesù, di Giuseppe e di Maria, l'effigie con le immagini. Esatto. Poi c'è la Divina Misericordia con Gesù, con i due raggi. Sì. E il Sacro Volto di... E il Sacro Volto di Gesù. E nella scritta, ci sono due scritte in alto, c'è scritto nel cuore della Chiesa mia madre sarà, perdonatemi, nel cuore della Chiesa mia madre sarò l'amore, Santa Teresina del Bambino Gesù, che si trova proprio anche qui come immagine sopra la ruota, come vedete, c'è un'immagine di Santa Teresina del Bambino Gesù, no Massimiliano? Che poi tra l'altro la scritta è proprio tra l'immagine e quella della... di San Giuseppe con la Vergine esatto. Maria che difendono con gli angeli la Santa Chiesa Cattolica e accanto praticamente i tre sacri cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria. C'è poi la scritta con Santa Teresina che esatto. Sta giù. Esatto. E che ci sta, praticamente sarebbe la Sacra Famiglia oltre che i tre cuori praticamente poi alla fine. Esatto, la Sacra Famiglia, esatto. Esatto. Di sopra, sempre sopra, come dicevo, tra la Divina Misericordia e il Sacro Volto di Gesù c'è scritto Gesù confida in te. Per quanto riguarda la parte bassa, c'è l'immagine di San Padre Pio da Pietralcina che dice con una scritta «Non bestemmiare, la bestemmia tira la maledizione di Dio sulla tua casa ed è la via più sicura per andare all'inferno». Esatto. La parte invece
sinistra, dove c'è il guida, dove c'è l'autista praticamente, no? Dove stai guidando tu, dalla tua parte sinistra. Sì, c'è anche il Santo Volto di Gesù. Sì, sì, te l'ho detto, il Santo Volto di Gesù, l'ho detto prima. Ah, ecco, ecco. Perché l'ho detto quando prima ho fatto le immagini, sono no, tranquillo, per dirti c'è anche il Santo Volto di Gesù, chiaramente. Questo dalla parte destra, chiaramente. Il lato sinistro ci sono i contatti che, senza che ve li ripetiamo, ma stanno sulla parte sotto. Beh, analizziamo tutto, Massimiliano, come abbiamo detto, quindi vediamo tutto quanto. Facciamo i santi pignoli, un po' come fa Dorotea, no? Per fare la battuta. E va bene, a parte le battute. Ecco, la parte sotto, prima di andare alla parte sopra, ci sono due passi del Vangelo. La prima dice, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo, capitolo 28, versetto 20. E cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. In Matteo, capitolo 6, versetto 33. Giusto, no, Massimiliano? Questa è la parte, sì, esatto, chiaramente che si trova sotto, questo sì. È chiaro. La parte invece sopra ci sono altre quattro foto. Foto in senso, ci sono altre quattro immagini, diciamo, ecco. Diciamo. Allora c'è Gesù risorto, San Pietro e Paolo, San Pietro e San Paolo, il Cenacolo, no? Dove è scesa la Pentecoste, dove è sceso esatto, e poi c'è l'Annunciazione alla Vergine Maria. Tra Gesù risorto e San Pietro e San Paolo c'è scritto: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. San Marco, capitolo 1, versetto 15. Dalla parte invece tra il Cenacolo e l'Annunciazione c'è scritto: Nostra Signora conclude il messaggio del 13 di maggio del 1917 dicendo: recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra. E credo che abbiamo terminato, diciamo, tutta l'analisi delle, diciamo, del pulmino. A livello, diciamo, immagini, Luca, c'è una piccola sorpresa che nemmeno forse tu sapevi, io no. Mi è venuto adesso in mente, che sul tetto proprio anche del pulmino, che non abbiamo avuto la possibilità di fotografarlo, di vedere, vediamo domani se ce la facciamo di farvi scorrere nelle immagini, ci sta praticamente l'immagine della Santissima Trinità con la Vergine Maria, che chi praticamente già dal primo piano, dai piani superiori, vede il mezzo che passa, vede la Santissima Trinità con la Vergine Maria. Con la Vergine Maria benedetta. Beh, è una grande grazia, cari fratelli e sorelle, quindi questo significa... Pure dai tetti, è vero, c'è una canzone, no? Non una canzone, perdonatemi, un pastore poi dice dovete gridare anche dai tetti, praticamente. Esatto, quindi è così, cari fratelli e sorelle. Ecco, questo è una grazia veramente, grazie a Gesù e Maria, non altro, grazie veramente a Gesù e Maria. Noi la pubblicità la facciamo così, per fare una battuta, no, Massimiliano, per dire una battuta. Sì, questa è la mia... anche perché, Luca, ogni immagine ha un significato, poi ognuno certo. Vedi nel suo cuore. Cioè, i passi del Vangelo si commentano da sole e meditiamo nel suo cuore. Poi certo. C'è Santa Teresina perché è la patrona di tutte le missioni. Siccome noi come Apostoli Maria abbiamo una missione, no? Come gli apostoli e discepoli, di annunciare il regno di Dio, annunciare il Vangelo, Gesù risorto, no? La conversione. Certo. E quindi, ecco, questa è la missione. Quindi abbiamo Santa Teresina. Poi, dopodiché, abbiamo San Pio da Pietralcina, che è il protettore di tutti i gruppi di cenacoli di preghiera, no? Quindi, insomma, abbiamo preso anche San Pio e soprattutto dice una cosa importante, non bestemmiate. Ecco, chi incrocia lo sguardo del mezzo che cammina, incrocia il mezzo, e San Pio da Pietralcina che parla ai cuori. Esatto. E poi dopodiché le altre si commettono da sole, immagino, Luca, quindi. Sì, sì, beh, penso che c'è poco altro da aggiungere, insomma, penso che, ecco, voglio dire, c'è poco altro da aggiungere e invece molto da meditare e pregare, ecco, questo che lo ricordiamo esatto. Tutti i giorni, chiaramente, finché il Signore ci darà la possibilità di starci, perché noi diciamo sempre, guardate che al di là della fine dei tempi, al di là di quello che deve succedere, se stanotte ci dovessi richiamare alla casa del Padre il Signore, altro che fine dei tempi, ognuno dopo dovrà rispondere di per sé davanti al Signore, e quindi ecco perché bisogna convertirsi prima che sia troppo tardi, ma questo vale per me, per te, caro Massimiliano, come per tutti noi che ci ascoltano, questo vale chiaramente per tutti noi.
Quindi questo è questo mezzo che serve di, come diceva Massimiliano, per dare una sorta di sì, Evangelizzazione, no? l'evangelizzazione, ma che la parola di Dio è come una spada, no? Che serve proprio per mettere in un segno di contraddizione, ecco, possiamo dirlo, no? Ecco, in questo senso qui. Quindi veramente una grande grazia che il Signore ci ha donato. La benedizione è stata fatta il primo venerdì del mese di questo novembre. Quindi, dobbiamo essere veramente tutti felici e contenti di questa grazia, perché è veramente una cosa che, come possiamo dire, mi ci viene da commuovere pure a me, ma è una grazia che il Signore, veramente, grazie a Gesù e Maria. Quindi c'è poco altro da aggiungere e andare avanti, tutto qui. Quindi non so, Massimiliano, se puoi aggiungere altre cose, siamo qui, eh. Sì, possiamo, fratello caro, possiamo concludere veramente con l'amore e se volete, se potete condividere, diffondere, divulgare, propagare quello che si fa per la gloria di Dio e tutto il bene delle anime. Quindi se volete darci una mano, diamo tutti una mano alla Vergine Maria a portare anima al Signore Gesù. Chi vuol far Esatto. parte dei cenacoli di preghiera, noi a braccia aperte vi accogliamo con amore. Luca, l'abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. C'è poco Una altro mano, da aggiungere, c'è una poco altro da aggiungere. Andiamo avanti nel nome del Signore, infatti. mano. Esatto. Bene, noi ringraziamo Massimiliano, anzi, per la sua, come possiamo dire, per la sua opera di evangelizzazione, ringraziamo Gesù e Maria, ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato, e che dobbiamo dire, andiamo avanti e continuiamo a pregare e rimanere veramente in preghiera con Gesù e con Maria, e andiamo avanti veramente così, cari fratelli Esatto. e sorelle. C'è poco. Eucaristia, Eucaristia e Esatto. Beata Vergine Signore Maria Maria, della Santa Chiesa Cattolica. Cattolica. Questo e altro non possiamo dire, ma solo che vi vogliamo bene e preghiamo per tutti quanti. Bene, cari fratelli e sorelle. Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà. Lode e gloria a Cristo e. Ave Maria, Ave Maria. Dio ci benedica a tutti noi. E a tutti voi, cari fratelli e sorelle.